Salve a tutti, sono Raffaella, non sono una cuoca, ma una persona che ama molto cucinare. Oggi vedremo insieme la versione bassa della tortina al formaggio, tipica della nostra regione. Gli ingredienti sono 800 g di farina, meglio se 400 Manitoba e 400 di farina zero, 10 g di sale, e una spolveratina di pepe bianco macinato, appena appena se vi piace, facoltativo. 3 uova, 40 g di lievito di birra, 200 ml di latte, 70 g di olio extravergine di oliva, 50 g di acqua, 100 g di parmigiano reggiano grattugiato, 100 g di pecorino grattugiato, e 150 g di formaggio a dadini, groviera o altro tipo di formaggio che avete nel frigo, purché sia fresco e morbido. Iniziamo subito. Mettiamo la farina, il sale e mescoliamo. Lasciamo sciogliere il lievito nel latte. Mettiamo le uova. Iniziamo ad impastare. Aumentiamo un pochino la velocità. Se l'impasto dovesse risultare troppo duro, basta aggiungere un filino di acqua. Adesso possiamo aggiungere i formaggi. Grattugiati. Una volta che saranno stati assorbiti i formaggi grattugiati, possiamo aggiungere in ultimo anche questo cubetto. L'impasto che si deve ottenere e dividiamo l'impasto più o meno a metà. Se lasciamo riposare l'impasto per una decina di minuti coperto da pellicola, poi sarà anche molto più facile stenderlo. Sono passati 10 minuti, serviranno due teglie da forno. Se avete le teglie antiaderenti, non serve neanche che voi mettiate olio o carta da forno, vanno benissimo così, perché questo tipo di torta di sicuro non si attacca. Se non è perfetto, tanto poi l'andiamo a sistemare. Più o meno lo spessore deve essere di circa un centimetro, anche perché poi in lievitazione aumenta di volume. Ora che le torte sono spianate, le possiamo coprire con velina e le lasciamo sopra il piano di lavoro, ma a questo punto occorrerà più tempo per la lievitazione, oppure le mettiamo per un paio d'ore all'interno del forno con la lucina accesa. Grazie, a dopo! La torta, come vedete, è lievitata perfettamente, ma per una doratura perfetta servirà un cucchiaio di latte, un uovo, andiamo a battere, e con delicatezza pennelliamo la superficie della torta.
andremo ad infornarla a 190 gradi con forno ventilato oppure a 200 gradi con il forno statico. Serviranno circa 10 minuti. È sufficiente che sia perfettamente dorata. Eccola qui, la nostra torta è pronta. Un assaggio. Buonissima. Buon appetito a tutti.